Io ho fatto qualche chiesetta in cima a una montagna e mi sembrano i progetti meglio riusciti, proprio perché l'intervento con delle geometrie pure, con delle forme semplici, con degli oggetti primari, riescono a esaltare l'andamento organico invece della natura e della montagna stessa. Da questo punto di vista il territorio della montagna è un territorio privilegiato perché esalta il contrasto del bisogno di spiritualità da un lato e i grandi elementi, i grandi confronti con la natura dall'altro. Ultimamente mi è capitato di disegnare una cappella sulla via dei Pellegrini per Santiago di Compostela, non lì in Spagna, ma ben più lontano, quindi addirittura in Germania. Io ho usato questi elementi proprio per disegnare la forma più archetipica che potevi immaginare, che poi è quella delle casette che scolpisco con la motosega. E quindi ho fatto la cappella proprio così, come semplicemente uno spazio di protezione e con una finestra, però una finestra rotonda che guarda verso la pianura e lì dove la collina incomincia a declinare, dove il paesaggio scollina, ho sistemato una croce che rimane lì però in mezzo alla natura, per cui guardi fuori e vedi la sacralità della natura, l'imponenza del creato.